Mamma mia, per un certo periodo frequentò l'Accademia d'Arte Drammatica, molti anni dopo che c'ero stato io. Però io lo impiegai quasi immediatamente, appena lui fu fuori dall'Accademia, in alcune produzioni radiofoniche. Cioè a dire, io non lavorai mai con Gian Maria in teatro o in cinema o in altri posti, ma alla radio. Iniziò con me a lavorare sulla riduzione che era stata fatta dal romanzo di Pirandello dei Vecchi e Giovani. E lui faceva una parte estremamente importante. E era straordinario perché la sua capacità vocale era pari a quella che poi nel cinema sarebbe stata la sua presenza fisica. La voce di Gian Maria era riconoscibilissima nel fare il personaggio, cioè a dire che non era solo in lui un fatto fisico, ma un adeguamento della voce al personaggio. Devo dire che diventammo amici, malgrado la differenza di età, diventammo per un certo periodo molto amici. Tanto che quando nel 68 il Centro Sperimentale di Cinematografia venne occupato, una delegazione di allievi del Centro Sperimentale, capeggiata proprio da Gian Maria, venne a casa mia e mi chiese di insegnare al Centro Sperimentale occupato dai ragazzi, cose che io accettai, e per due anni, dal 68 al 70, ho insegnato proprio perché me l'aveva chiesto il Gian Maria, al quale mi legava una sorta di, non di ideologia comune, non so che cosa, una sorta di simpatia reciproca molto profonda. Grazie. Pifa, vuoi chiedere qualcosa? Cominciamo poi a fare una partita a te in questa stagione. Io quando ho lavorato con Volonté, mi ricordo, sarebbe meglio poter dire quando ho lavorato con Volonté. Vabbè, no, io... La prima volta che vedo Pinto imbarazzato. No, ma io sono spesso imbarazzato. Ma perché tipo, no, niente, devi parlare con Camilleri e parlerà di Sciascia, Volonté e Petri. Quindi davanti a Petruccelli, va bene. Però lui mi ha detto non ti preoccupare, stai tranquillo, perché ci sono delle. Certe persone se no faranno, non voglio troppo. Ci sono alcune persone che arrivano a quel livello perché non devo dimostrare niente a nessuno, quindi io invece ho questa ansia di dimostrare qualcosa. Bene, qual è la domanda? No, non c'è una domanda. Ti chiedevo se avevi una domanda per... No, questo momento non c'è. No, non ce l'avevo.